even get to cross. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con l'ottavo video di Spintares. Allora, già c'è stata un'innovazione, diciamo, iniziale. Lasciate un commentino se vi piace o no. In teoria è una diciamo una prima, ecco, una prima prova, poi potrebbe essere anche modificata. Comunque, non siamo nella mappa Vulcano, quella che vi avevo fatto vedere la scorsa volta, perché quella era solo così, giusto per fare qualcosina. Ma siamo nella pianura, praticamente la mappa pianure. Quindi ho già sbloccato, diciamo, qualche occultamento, come potete vedere. C'è già più di qualche camion. Ho sbloccato ieri sera una Jeep e oggi vorrei riuscire ad andare a sbloccare, diciamo, questo C6522. Che poi, insomma, una volta sbloccato questo, andremo successivamente, se il tempo, diciamo, rimane, andremo a sbloccare questo occultamento qui, che potrebbe essere utile, che magari c'è sotto qualcosa. Poi andremo a sbloccare quest'altro occultamento e questi tre qui. Diciamo che potrei lasciare quest'ultimo, diciamo quello ultimo, ma meno interessante. Poi casomai vediamo un po', che con questo fatto che crasha il gioco bisogna stare un po' attenti. Quindi adesso vediamo di bella Jeep, possiamo anche resettarla dopo eventualmente. Avviamo il motore. Purtroppo abbiamo già qualche danno, vediamo se ce la facciamo, altrimenti rifaremo la strada, ecco. Ci portiamo in strada a vedere. Beh, se vado avanti così, diciamo, non so quanto avanti che ci arrivo. Comunque vediamo di riuscire ad arrivare, diciamo, in strada, e anche poi per capirci un po' su quale direzione prendere. Capitato, mi sono capottato, ma ci è voluto più di mezz'ora per ritirarmi dritto. Veramente è stata una cosa proprio assurda. Allora, se noi stiamo andando verso di qua, conviene seguire questa strada, poi prendere eventualmente quest'altra. Beh, andare per di qua mi sembra lunga, tanto vale tirarla magari dritta per di qua, passarci in mezzo in qualche modo, insomma. Intanto andiamo via dritti. Peccato che non ci sia, tipo, come dire, una specie di mini mappa, una robetta così, perché altrimenti. Allora, c'è verso di qua che mi manda. Ci dovrebbe essere una bella mini mappa che allora ti dice sempre dove più o meno stai andando, no? Anche qua in alto dovrebbe esserci. Vediamo un po'. Bene, dai, prendiamo la parte di qua. Comunque, più, diciamo, danneggiate il camion quando arriva a un certo punto, poi peggio va, ecco, se non ve ne eravate accorti. Poi mi hanno detto, che comunque ho anche provato, poi anche scoperto, diciamo. Mi ci ha voluto male un attimino. Allora, se voi vi incastrate e agganciate, diciamo, vi agganciate ad un albero, diciamo, premendo per esempio la F, la corda si mette a tirare a modo vericello, no? Passa. Sì, bene, intanto questa è andata. Vediamo in che punto siamo. Comunque, vi dicevo, premete la V. Magari andate in cerca di, diciamo, agganciarvi magari in qualche punto. Dio, buon fatalità, adesso neanche un punto per agganciarsi. Eccolo qua.
Vedete, se voi premete la F, vedete che la corda avete, vedete, comincia a tirare, no? E quindi questo può aiutarvi. Poi vedete, lo tira avanti. Poi se uno magari accelera va ancora di più. Se invece agganciate un altro mezzo premendo la V, diciamo un po' sulle impostazioni, potete andare ad accelerare anche il mezzo che c'è dietro, a meno che non sia ribaltato e quindi il motore non sia, diciamo, in avaria. Dovremmo essere quasi arrivati nella... sì, bene, così ci prendiamo con la strada e poi giriamo a sinistra. In teoria dovremmo andare su di qua così. Sì, perché si vende la legna. Realtà vicino ai punti di vendita della legna e altro c'è sempre questo disastro di fango qua. Ecco qui l'altro camion, diciamo, che è sbloccato, che abbiamo sbloccato, eccolo qua, che sostanzialmente dovrebbe portare un po' di cure. Eccoci qua. Adesso vediamo se com'è preso. Cisterna di carburante 50, aggiungi. Ecco, abbiamo aggiunto un po' di litri. Voi, come vedete, prendete, potete benissimo agganciarlo. Vedete, c'è, cioè, premi, accelera. E in teoria poi l'altro camion, diciamo, vi dà una mano, accelera anche l'altro camion sostanzialmente. Ecco, adesso il camion non può più accelerare. Vedete, così adesso vi faccio vedere sta benedetta corda. Vedete, potete anche usarla, diciamo, un po' in traino. Dato che sono andato in un punto per capotarmi che già sta proprio fantastico, Eccolo, vedete. Quando premete F, diciamo, l'altro camion accelera, quindi se è messo dritto riuscite a fare qualcosa. Adesso ovviamente siamo qua in fognaio perché bisogna prendere la parte opposta, quindi adesso ci giriamo e poi vediamo cosa fare. Se no li risette tutti e due e siamo a posto. Bene, appena tirato dritto, come vedete, se tiro ancora si capotta, basta. Allora ci riportiamo al garage, che tanto abbiamo quasi tutti i mezzi, diciamo, malmessi e mezzi danneggiati. Sì. E così questi qua ne abbiamo due. E va via in coppia per montare le ruote. Queste sono più da strada, queste sono più da cemento. Anche colori diversi. Vedete, però in compenso possiamo addirittura il carro con la gru, possiamo installare molte cose. Comunque ci spostiamo sul tipo C225, eccolo qui, che ve l'avevo messo per farvi vedere un po', diciamo, qui ieri sera c'era un occultamento, adesso poi, diciamo, appunto l'ho sbloccato, quindi è per farvi vedere anche il posto, diciamo, che i posti che si possono, diciamo, dove ci si può andare ad infognare. Come vedete, pianura, e in effetti potrebbe essere un po' così,
nel senso vede un po' di acqua, un po' di roccia qua e là, e via via così. E dopo qui vabbè abbiamo altre stradine, e di solito con questo andavo, diciamo, a sbloccare le cose. Vedete, ho messo il cassone coperto che mi portava un po' di punti nel caso appunto si danneggiasse, e quindi si riusciva ad andare avanti, si è riuscito ad andare avanti molto bene. Niente, adesso non so neanche dove sto andando, giusto per sapere. Ecco, mi sto dirigendo, diciamo, sto facendo questa strada qua che sicuramente poi girerà e mi porterà magari verso l'occultamento. Ecco, quindi adesso andiamo a sbloccare questo, che secondo me ci sono tante stradine in mezzo, magari può essere molto utile. Quindi adesso mi avvio verso, diciamo, quell'occultamento che c'è da quella parte. Vediamo se si può fare qualcosa, qualcosa in tutta questa distesa. Vediamo se è tutto fango che si sprofonda o ci tiene su. Guardate che bella distesa che abbiamo qua, pianura, proprio pianura. Scusate, si fa una mappa con scritto pallude. Neanche andare fuori dal garage, c'è già sotto tutto il camion. Comunque vedete, tutto dritto come un stepeton, e andiamo dritti. Vedete che lascia l'impronta. Ci sarebbe bello fare Farming 2015 così, anche se dalle immagini che ho visto non penso abbiano dato importanza al terreno, ma abbiano aggiunto sto fatto del taglio alberi e, diciamo, sì, appunto taglio alberi, macchinari, magari roba nuova, magari nuove missioni. Comunque ragazzi, aspettiamo e vedremo. Bene, un altro occultamento rimosso. Ed ecco qui che abbiamo sliberato un bel po' di roba. Vedete, magari sono strade utili che potrebbero servire. E quindi adesso ci attraversiamo, visto che siamo qua, ci giriamo, attraversiamo tutto e andiamo verso questa direzione. Proprio, no beh, non penso di passare sopra il lago. Comunque andiamo avanti. Adesso non faccio vedere, insomma, il percorso qua così, a meno che non ci sia qualcosa di particolare, ma che magari c'è qualcosa da fare, se no magari potrebbe diventare anche noioso. Se siete veloci nel cambio, riuscite a buttarla dentro, va via spedito dopo. Ormai terminata la zona così, diciamo, di pianura, ce la lasciamo alle spalle. E cominciano i sentierini, cominciano le cose. Dateci queste già piste e robe. Ed eccolo lì, l'altro punto, buco nero. È più bello chiamarli così. Allora direi di tagliare per non perdere tempo. Sentite bene anche il rumore che è passato in mezzo alle foglie e alle cose. È andato anche questo punto di occultamento, o buco nero come lo volete chiamare. Quindi abbiamo spiazzato un altro po'. Il prossimo, diciamo, è questo qui, che è un altro importante. E poi, diciamo, abbiamo anche questo, perché comunque ci copre tutta una zona vicino al garage, che potrebbero esserci magari delle strade importanti. Vedo che, vedete, ne esce una di qua, un'altra per di qua, un'altra qui. Quindi questo è il prossimo che andremo a sbloccare. Adesso mi dirigo verso questo, però prima esco dal gioco così salvo, diciamo, e non buttiamo via ciò che abbiamo fatto. Allora, appena superato la destinazione, diciamo, della legna, che poi vedremo da vendere, ed ecco qui l'altro buco nero. Sembrava tanto distante, invece è stato più facile, diciamo, di quanto sia entrare e uscire al gioco. Intanto abbiamo visto qualche stradina e la scorciatoia, ovviamente tutto in uno plus. Veramente quella marcia là, questa marcia qua fa miracoli.
è andato via anche questo occultamento, che sicuramente racchiudeva magari qualche stradina. In effetti vedete, ci portava via tutta questa zona qui, il punto di destinazione, vedete, scorciatoie. Dopo vabbè, sarebbe, ovviamente sarebbero tutti da togliere, però diciamo uno ce lo dobbiamo tenere per ultimo. Forse questo, non lo so, sarebbe bello poterli sbloccare tutti. Comunque penso, beh, intanto diciamo mi dirigo verso questo punto qui e poi vediamo. Anzi, prima vado a vedere quanto tempo è il video, che casomai dopo devo riportarmi in garage tutti gli altri mezzi, diciamo. Bene ragazzi, per esempio il treno serve in questi casi qui per venirne fuori. Ok. Attaccate. E niente, adesso appunto volevo dirigermi verso l'altro, diciamo l'altra zona. Diciamo, guarda che razza di punto di fanghiglia che hanno tirato su qua. Del fango, guarda che roba. Se riesco a prendere un piede duro qua a Roda, magari ne venite fuori, altrimenti siete un po' fregati. Qui, beh, così anche a salita qua ci si buttare dentro l'uno plus. Che punto siamo? Vedete, stiamo andando verso questa zona qua. Sì, mi sa che potrebbe, questo è tanto importante questo punto qua, però casomai lo sbloccheremo la prossima volta. Comunque lo sblocco io, poi ci ritroveremo nel prossimo video sicuramente con il termine magari della mappa, anche perché se dopo magari poi più di tanti occultamenti diciamo non si possono togliere, comunque uno ne deve restare. I garage magari non, appunto non potendo toglierli tutti, ne resta qualcuno. E casomai facciamo un trasporto legna in mezzo un po' alla pianura e poi diciamo vedremo successivamente il da farsi. Bene, direi che anche per questo ottavo video è tutto. Spero la intro diciamo sia piaciuta anche un po' per cambiare, sinceramente, perché veramente sono reso conto anch'io, era veramente tanto tempo che quell'altra lì è ancora diciamo agli inizi, e diciamo quindi sarebbe un po' ora appunto cambiarla. E niente, no, sì, mi fido. Proseguiamo per questa strada. E niente, commentate, lasciate un bel like e spero appunto i video vi piacciano. E poi non so, finite le mappe, non so adesso cosa andremo a fare con questo gioco, perché finite le mappe e basta, finite le mappe, finisce la serie, a meno che non salti fuori magari qualche mod fatta bene del gioco. Diciamo per adesso siamo a posto così. Guarda che razza di impaltanamenti. Dai. Eccoci qua. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao.